Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi, con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in Lab. Come sempre, prima di iniziare, un saluto a un nuovo patron che ha raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Ciao a Ivano B, grazie per il tuo supporto. Durante la live che ho fatto per i 25.000 iscritti, ho coperto due temi: come imparare l'elettronica da zero e le verifiche finali da fare prima del rilascio del circuito stampato. In particolare sulla parte di formazione, quindi sui testi consigliati e le schede consigliate per approfondire la propria preparazione, avevo parlato di schede ST e qua con me ho tutta una serie di schede di prototipazione della ST, fornite gentilmente da Guido Giudici di Arrow, che saluto e ringrazio. E il video di questa sera si concentra su questa, che è una scheda Discovery della famiglia STM32F4. Questa scheda è dotata di un display LCD TFT e quindi è un ottimo punto di partenza per creare un sacco di applicazioni divertenti, e vedrete che sarà molto facile perché utilizzeremo un tool online, quindi non ci sarà bisogno di installare nulla sul PC e le applicazioni possono essere tantissime. Ad esempio un termometro, un orologio, una calcolatrice. Nel mio caso quello che vorrei fare è un piccolo oscilloscopio, ovviamente con caratteristiche limitate, ma vorrei sfruttare il display LCD per visualizzare segnali collegati poi agli ingressi di questa scheda. E quindi buona visione! Stasera guardiamo questa scheda Discovery modello STM32F429, che contiene un Cortex M4 a 32 bit ed integra un MEMS con tre assi, un LCD che ha dimensioni 2,4 pollici in QVGA e vedremo poi le dimensioni 320x240 in termini di pixel che andremo a sfruttare a pieno, una memoria SDRAM da 64 megabit e due connettori USB per il collegamento al PC. Inoltre ha il ST-Link integrato, che funge sia da programmatore che da debugger. Sul retro della confezione vengono indicati quali sono le toolchain da utilizzare e si fa riferimento a Altium, Atollic, IAR e anche il Kale. Noi invece utilizzeremo l'ambiente Mbed e quindi direttamente online riusciremo a fare le compilazioni dei nostri programmini senza dover installare nessun tipo di software. Vediamo sul sito della ST le caratteristiche di questa scheda. È una scheda ad alte performance basata su un ARM Cortex M4 con funzionalità di DSP e FPU, per cui specializzata per calcoli matematici veloci. Ha una frequenza di CPU di 180 MHz e acceleratori grafici per gestire bene il nostro LCD. Dispone di 168 porte di I/O e si collega con il mondo esterno con le diverse interfacce, come ad esempio l'iQuadro C. Sotto la sezione documentazione trovate disponibili tutte le risorse che mettono a disposizione, come l'application notes, il datasheet e anche esempi di applicazione. Ad esempio sul datasheet abbiamo indicazione chiara di come accedere ai vari pin, vedete che sono tutti riportati in serigrafia, c'è indicazione dei due pulsanti utilizzati per il reset della scheda e l'utente e tutte le informazioni necessarie. In realtà un piccolo software dobbiamo installarlo e si tratta dell'STM32 ST-Link Utility, che di base è il programmatore che ci permetterà di caricare il file binario all'interno della scheda. È un software che si può scaricare una volta che si è registrati ed è molto semplice da utilizzare. Collego la scheda a un power bank 5 V, la accendiamo
richiede la calibrazione del touchscreen, quindi dobbiamo spingere sul touchscreen e andare a spingere dove ci indica, in modo che così verrà calibrato il TFT. Spingiamo su questo cursorino, ecco che parte il software demo. Questa applicazione ha 6 programmi, un video player che permette la riproduzione di piccoli file in formato ovviamente molto compatto, un visualizzatore di immagini che carica direttamente dalla SD card le bitmap o le JPEG. Abbiamo le impostazioni di sistema, quindi si può accedere direttamente ai contenuti della scheda da questa interfaccia grafica. Abbiamo un file browser per accedere ai contenuti della SD card, adesso nel mio caso è vuota. Un'applicazione di benchmark e il gioco degli scacchi, sempre su touchscreen. A bordo scheda abbiamo 2 pulsanti, uno per il reset e uno per l'utente, ma ora andiamo direttamente su PC per sviluppare un programma personalizzato utilizzando l'ambiente Mbed. Ora utilizziamo l'ambiente di sviluppo Mbed. Accediamo con il bottone compiler e compare la nostra scrivania. Sulla sinistra ci sono tutti i progetti già realizzati e poi adesso abbiamo la necessità di andare a caricare la nostra nuova scheda Discovery. Clicchiamo in alto a destra, abbiamo accesso alle schede che abbiamo registrato. Io al momento ho queste. Se ne volessimo aggiungere delle altre, basterebbe spingere su questo Add Board e vedete che qua sono elencate tutte le schede che vengono supportate da Mbed. Si possono ricercare semplicemente andando a mettere il nome sulla barra di ricerca. Una volta selezionate basta cliccarci sopra e la scheda viene portata all'interno dell'ambiente. Quando la scheda è stata caricata dovete selezionarla, avete sempre disponibili comunque in linea il pinout e le informazioni sull'hardware. Per partire con un nuovo progetto è consigliabile utilizzare l'esempio e quindi utilizziamo questo bottone New Program che ci dà accesso a questo wizard. Possiamo usare un template di progetti già disponibili. Nel caso di questa scheda ci conviene partire da il comando dell'LCD, quindi utilizziamo questo esempio e andiamo a creare il nostro progetto. Viene creata la cartellina con il file main.cpp che contiene il codice sorgente in C++ e tutte le librerie necessarie. Vedete che sono state caricate la LCD underscore disco e la BSP underscore disco. main.cpp, ecco qua il nostro codice sorgente. Diamo uno sguardo veloce al codice in modo che così potremo capire come modificarlo per i nostri scopi. Si parte con 2 include dei file header, l'mbed.h e questo lcd disco. Viene dichiarato un oggetto lcd di questa classe lcd disco e un digital out che è led l1 è led 1, quindi quello a bordo scheda. La funzione main pone il LED uguale a 1 e quindi lo accende. Ecco che poi arrivano i comandi per l'LCD, quindi viene impostato il font e poi i primi comandi. LCD.displayStringAt è una funzione che, come ci dice l'help, va a scrivere una stringa partendo qua abbiamo la posizione, la linea dello schermo e questa è la stringa. Vedete che poi viene convertita con questo Wint8t. Quindi mbed example. Poi abbiamo un ciclo while 1, quindi un ciclo infinito, nel quale si fanno queste operazioni. Viene azzerato l'LCD con il colore di sfondo blu, poi viene portato a bianco, si aspettano 0.3 secondi e vengono mostrate altre scritte, Discovery e il nome della scheda. Poi il display viene sbiancato con colore verde e viene impostato un colore per il testo, questo LCD Set Text Color, prima con il blu
E questo blu viene utilizzato per realizzare un rettangolo con queste coordinate, quindi 10 e 20 sono le coordinate del punto in angolo a sinistra, 50 e 50 sono le dimensioni del rettangolo. Poi si fa una weight di 0,1 secondi, si cambia colore, si fa un circle, quindi un cerchio. E poi si fanno altre operazioni, come ad esempio un'ellisse, un altro cerchio, si cambia di nuovo colore e si va a scrivere un'altra stringa. E questo ciclo viene eseguito all'infinito. Perfetto, quindi diciamo che questo codice sorgente ci piace e lo vogliamo utilizzare. Dobbiamo semplicemente spingere sul bottone compile. Il codice sorgente viene compilato, viene creato un file binario che viene anche immediatamente scaricato. Vedete qua ho un punto bin e questo file è quello che andremo a caricare all'interno della flash della nostra scheda. Lanciamo il programmatore, quindi l'stlink utility, facciamo un file open file. E andiamo a selezionare il file che è stato scaricato, quindi nella cartella download, questo è quello del nostro progettino. Lo apriamo e non facciamo altro che fare un program and verify. Ah, giustamente adesso dobbiamo collegarci al target, quindi dobbiamo col cavetto USB collegare la scheda. Ho collegato la scheda, quindi ripeto l'operazione program and verify. Diamo uno start. Il programma è molto piccoletto, quindi vedete che viene caricato subito e parte immediatamente in esecuzione. La demo ha questo aspetto, quindi parte con un clear screen blu scritta e poi vengono disegnate su sfondo verde queste figure geometriche alle coordinate e dimensioni specificate dal programma. Quindi adesso potremo fare un piccolo programma per la visualizzazione, ad esempio, delle grandezze di temperatura che sono disponibili all'interno del micro ST e anche tensione di batteria e di reference. Diamo uno sguardo veloce al codice sorgente di questo programma che fa vedere la temperatura letta dall'ADC e anche un ingresso esterno che battezzo sulla porta PA5. Infatti vedete che ho definito un analog in myadc PA underscore 5. Questo è un ingresso libero che posso utilizzare. Poi utilizzo le costanti per questa scheda ADC temp e ADC VREF che vanno a mappare direttamente l'hardware dalla lettura dell'analog to digital converter e anche la VBAT che è la tensione di batteria. Definisco come sempre un LED in modo che così potrò vedere il mio codice che funziona. Ecco il codice sorgente della funzione main. Definisco una stringa, quindi un array di caratteri con 10 posizioni che mi sarà utile per scrivere le stringhe sul mio LCD. Faccio una clear dell'LCD, quindi azzero il nostro display con colore blu, aspetto 0,3 secondi e poi vado a scrivere in rosso i titoli. Vedete che sono battezzate delle linee dove verranno scritti questi titoli e li scrivo una volta sola perché tanto i titoli sono fissi. Invece in questo ciclo while infinito vado a leggere i valori dall'ADC, quindi in questo caso ad esempio la temperatura, la converto in formato float utilizzando questa funzione sprintf, che è una funzione del C, che mi permette di formattare questa lettura in formato float e poi vado a scrivere sull'LCD utilizzando questa funzione display string at alla linea giusta il valore letto. Ripeto questa operazione all'infinito per il sensore di temperatura, per la VREF, quindi tensione di riferimento della scheda utilizzata, la VBAT e anche per il mio ingresso che ho deciso essere il PA5. E vediamo come funziona questo programma. Come atteso, su display viene indicato il valore della temperatura già convertito in gradi, la tensione di batteria, tensione VREF e poi l'ingresso ADC PA5.
sia come valore in ADC, sia come valore convertito. Adesso potrei attaccare ad esempio una pila da 1,5 volt fra l'ingresso PA5 e il ground e andiamo a vedere se viene letto correttamente. Ho collegato la pila da 1,5 volt sui pin header che sono posti sul retro della scheda. Queste operazioni ovviamente fatele quando la scheda non è alimentata per evitare guai. E come vedete adesso la lettura dell'ADC riporta il valore corrente letto dalla batteria, 1,46-1,44. Adesso voglio realizzare un piccolo programmino tipo oscilloscopio. Quindi come prima cosa mi occupo del display, che è 240 pixel per 320. Il punto 00 è questo qua in angolo a sinistra. Quindi potremmo cominciare a creare una griglia utilizzando la funzione rettangolo che abbiamo visto prima da disegnare in modo che andremo a dividere il nostro schermo in quadrati tutti della stessa dimensione. Definisco una funzione schermo che imposta delle variabili intero SX, SY per indicare la posizione corrente XY dello schermo, off X, off Y è un offset, quindi eventualmente si potrebbe decidere di spostare lo schermo in certe zone, e la dimensione del rettangolino. La dimensione la imposto uguale a 40, infatti essendo lo schermo 3,20 x 2,40 è un multiplo esatto di 40. Quindi in verticale avremo 8 quadratini, in orizzontale ne avremo 6. Imposto poi il text color come white, qua in commento ho lasciato la possibilità di farlo schermo nero, ma inizialmente lo vediamo bianco. E poi realizzo due cicli for, uno dentro l'altro, quindi prima faccio muovere la variabile SX, quindi le ascisse. E dico che il punto SX si muove partendo da offset, che in questo caso è 0, e viene aumentato della dimensione di 40 fin tanto che non raggiunge il valore Xmax. Questo Xmax, come detto, è 240 pixel. Lo stesso per Y, solo che viene fatto su Ymax, cioè 320. All'interno di questo for uso l'istruzione lcd.drawRect che realizza appunto un rettangolo puntato dai due valori SX, SY e le dimensioni e quindi in realtà più che un rettangolo è un quadrato perché appunto ha lato 40 sia in orizzontale che in verticale. E poi con la scritta red, quindi in rosso, vado a mettere in ultimo il titolo del mio oscilloscopio. Ecco il programma in esecuzione, abbiamo lo schermo bianco con una griglia nera realizzata da 6x8 quadrati e il titolo in alto. Ora voglio realizzare una sinusoide fasulla, nel senso che non sarà acquisita dalla nostra scheda, ma sarà semplicemente grafica, e quindi utilizzo questa funzione sinusoide grafica. Quindi nel ciclo while della nostra funzione traccio lo schermo e poi questa sinusoide grafica e poi aspetto un secondo, in modo che così avrò la plottata della nostra sinusoide, cioè a ritmo di un secondo la sinusoide viene creata graficamente tutte le volte. La funzione che la realizza si chiama sinusoide grafica, ha quattro interi che sono XY, OX, OY, T e A. E sono rispettivamente le coordinate correnti x e y che andrò a utilizzare per tracciare i miei punti, l'offset in x e l'offset in y, perché questa volta la sinusoide la voglio centrare rispetto allo schermo, t che è il periodo della mia sinusoide, a che è l'ampiezza della mia sinusoide. Definisco un offset in orizzontale pari a 0, quindi di fatto parto dall'angolo dalla parte sinistra dello schermo. Per quanto riguarda invece la Y, siccome voglio centrare la mia sinusoide a metà, dico che l'offset sarà pari a Y max, quindi l'estensione massima del mio display, che è di 320, diviso 2, cioè mi posiziono esattamente a metà schermo. Il periodo della sinusoide lo esprimo in pixel. Quindi se 240 è l'estensione x massima, definisco un periodo t 120 in modo che nell'asse x possa
possano essere contenuti due periodi da 120. E l'ampiezza della sinusoide A la definisco come il massimo valore del mio schermo diviso 10, quindi un pochino più piccola. Imposto il colore giallo per la sinusoide, questa volta poi lo sfondo dello oscilloscopio sarà nero, per cui avrò una curva gialla su sfondo nero, e qua imposto il ciclo for, nel quale spazzolo la variabile x da 0 a x max, quindi tutto lo schermo in x, andando a incrementare di un'unità volta per volta. Il valore y della mia sinusoide è uguale a A, che è l'ampiezza della sinusoide, per la sinusoide, per x, che è la mia coordinata appunto che si sta muovendo dentro il ciclo for, moltiplicata per 2 pi greco, quindi 2, 3, 14, diviso il periodo. Quindi il valore di y è proprio la funzione sinusoidale di x. A questo punto potrei utilizzare la funzione draw pixel, quindi andare a dipingere il singolo pixel, solo che è molto piccolo, quindi si vedrebbe molto poco. Allora utilizzo invece la funzione fill circle, che disegna un cerchio alla posizione Ox più x, perché ricordiamoci che se è l'offset, Oy meno y, perché dovete pensare che il display parte da 0, va verso 320, dall'alto verso il basso, ma noi la sinusoide la vediamo shiftata e ribaltata, quindi dovrei fare Oy, che è il mio metaschermo, meno y, perché i valori positivi voglio che vadano verso l'alto, non verso il basso come il display. E poi scelgo una dimensione per questo circle pari a 2, quindi avrò dei piccoli puntini che però dovrebbero essere abbastanza visibili. Attendo pochissimo, qua è veramente una costante molto piccola, per dare l'effetto di tracciatura della sinusoide. Andiamo a vedere come funziona. Ecco il nostro programma in esecuzione, quindi schermo nero, griglia bianca e abbiamo due periodi di sinusoide tracciata in giallo, con una linea di spessore che si vede abbastanza bene perché abbiamo utilizzato i circle con dimensione 2. Se avessi usato il pixel non si sarebbe visto bene. La weight all'interno della funzione sinusoide dà l'effetto di tracciatura, infatti se vi ricordate c'è una piccola costante di tempo e poi metto una pausa di un secondo a indicare che la forma d'onda viene bloccata. Se non metto costanti di tempo e quindi faccio una esecuzione a runtime continua delle mie funzioni, vedete infatti che ho questo effetto di sfarfallamento, perché in pratica lo schermo viene ritracciato tutte le volte e quindi si ha questo appunto effetto che è a frequenza di codice a seconda di quando viene chiamata la funzione schermo. Per evitarlo, quindi dovrei non ritracciare lo schermo, però poi considerate che i pixel che sono stati disegnati sulla forma d'onda devono essere rinfrescati. Quindi, secondo me, la soluzione più furba è quella di prima, in cui facciamo una tracciata e poi ci fermiamo. In questa maniera lo schermo viene plottato una sola volta e non ci accorgiamo dell'effetto sfarfallio. Ora andiamo ad aggiungere una curva reale, quindi andiamo a plottare l'ingresso ADC che abbiamo visto prima, quindi la porta PA5. Creo una funzione chiamata tracciacurva A5 che con lo stesso meccanismo con cui ho tracciato la sinusoide va a plottare questa volta l'ingresso letto dall'ADC. Infatti vedete che ho impostato y, quindi il valore tracciato in ordinata, uguale a un'ampiezza A arbitraria che decido io in modo che così potrò vedere bene sulla scala del mio grafico il valore dell'ADC, quindi una costante che sarebbe l'equivalente della scala verticale dell'oscilloscopio per la lettura di MyADC, dove ho attaccato appunto l'input PA5. E poi vado a tracciare un punto, quindi anzi un cerchio, scusate,
con dimensione 2 alle solite coordinate o x più x o y meno y. Vado a collegare sul pin header posto sul retro della scheda il PA5 sul positivo e il ground. Come sempre ho la mia sinusoide fasulla e poi in verde invece l'immagine del pin ADC che ho rallentato con una costante di tempo, così potremmo renderci conto delle variazioni. Se infatti vado a toccare con il pin il positivo della pila, vedete che il mio ingresso segue tranquillamente il valore di tensione. Allora, adesso devo poi effettuare le conversioni di scala in modo che il valore rappresentato sia esattamente il valore di tensione della pila. Comunque abbiamo che l'ingresso grafico segue l'ingresso PA5. Ora voglio generare segnali con il DAC integrato all'interno della scheda, per cui dal datasheet andiamo a vedere sul pinout. Qua vedete che abbiamo indicato il tipo di pin, noi andiamo a cercare questi, gli analog out. Quindi sui connettori disponibili vediamo che gli analog out utilizzabili sono sul pin PA5, PA4. Quindi andiamo a battezzare PA5 come porta di uscita per il nostro DAC. Per quanto riguarda l'ingresso invece ne abbiamo molti, ma tutti questi ingressi in realtà sono riservati e per sapere quale ingresso analogico sia libero da altri segnali che non siano usati dalla scheda andiamo a prendere il datasheet e scorrendoli vediamo che uno dei primi liberi è il PA5, quello che abbiamo usato prima. Infatti vedete che nella riga del PA5 non abbiamo nessuna risorsa impegnata e viceversa sugli altri quasi tutti hanno un segnale utilizzato dalla scheda. Considerate che se per sbaglio utilizziamo un pin di questi che è impiegato per altre funzioni molto probabilmente si blocca tutto. Ad esempio se andassimo a prendere un pin di indirizzo dell'SDRAM non andrebbe nulla. Modifichiamo il codice sorgente specificando l'ingresso My ADC sul pin PF6, alla fine questo pin è libero senza problemi, e l'uscita del DAC invece su PA5, quindi utilizziamo la funzione DAC aperta parentesi PA5. Poi per renderlo un oscilloscopio serio abbiamo bisogno di usare i timer in modo che avremo una base tempi molto precisa scandita dalle risorse hardware proprio della nostra scheda. Quindi definisco un timer TIM e un ticker tick. Questo ci servirà per la gestione dell'interrupt. Definisco poi un array chiamato frequency table dove vado a mettere delle frequenze che voglio vedere generate dal DAC. E frequenze le ho scelte da 250 Hz a passo 100 a salire, perché dopo lo vedremo che la base tempi è dell'ordine dei millisecondi. Quindi queste sono frequenze che si vedono bene, nel senso che occupano bene il display nella parte base tempi, cioè le ascisse. Per questa prova imposto una frequenza del DAC di 20.000 Hz, quindi con questa define definisco il DAC frequency pari a 20.000. Vediamo com'è realizzata la funzione main. Partiamo accendendo il LED, LED 1 uguale a 1, imposto il selettore delle frequenze uguale a 0, questa variabile cell mi serve per andare a scegliere la frequenza all'interno dell'array, faccio partire il timer TIM, quindi TIM.start, e vado a attaccare al timer, quindi tutte le volte che il timer conta, andrà a invocare questa service routine che si chiama DACINT, che dopo vedremo, ogni volta che il parametro di tempo viene soddisfatto secondo la nostra DAC frequency. Poi abbiamo questo ciclo while, quindi che si ripete all'infinito, nel quale disegniamo lo schermo, disegniamo la nostra sinusoide grafica che ci servirà dopo per la prova per vedere il riferimento con un elemento grafico e un elemento invece campionato dal DAC. Poi andiamo a chiamare questa funzione traccia curva PF6in, che è quella che attacca l'input della nostra scheda al DAC. Quindi in pratica andiamo a rileggere l'uscita del DAC e la grafichiamo. Poi cosa facciamo? Il selettore di frequenze lo aumentiamo, se arriva a 7 lo riportiamo a 0, di modo che così cicla fra 0 e 7,
E se il bottone è premuto, questo BTN è il bottone user, la variabile quadra diventa not quadra, quindi abbiamo questa variabile quadra che ci dice che vogliamo fare una forma d'onda quadra piuttosto che una sinusoide, e lo vedremo dopo nella funzione. E poi il LED ovviamente lampeggia, quindi LED 1 uguale not LED 1, cioè ogni volta cambia il suo stato. E poi mettiamo una costante di tempo di attesa di mezzo secondo, quindi di base questo ciclo genera la sinusoide grafica e la sinusoide catturata dal DAC, sinusoide o onda quadra, a seconda del fatto che l'utente spinga il bottone o meno. La funzione traccia curva PF6in non fa altro che plottare sull'LCD il valore letto dall'ADC, che, se vi ricordate, è attaccato al pin PF6. Ma poi questo pin PF6 lo andremo a collegare fisicamente all'uscita del DAC, e quindi di base non facciamo altro che plottare l'uscita del DAC, convertitore digitale analogico. Infine, ecco l'ultima funzione che abbiamo definito, questa service routine chiamata DAC int. Questa funzione viene chiamata ogni volta che scade il timer. Quindi ogni volta che scade il timer si va a calcolare il periodo della sinusoide o della forma d'onda che si vuole fare, facendo questa divisione, quindi questo numero diviso nell'array di frequenze che abbiamo definito prima. Se vi ricordate, la frequency table contiene proprio le frequenze. Quindi qua calcoliamo il periodo della forma d'onda. Poi andiamo a calcolare la nostra forma d'onda dicendo: se il parametro quadra è a 1, allora il DAC genera una forma d'onda quadrata, e lo definiamo con questa espressione. Altrimenti il DAC genera una sinusoide, e vedete quest'altra espressione. La variabile quadra è impostata dall'utente, perché, come abbiamo visto prima, se spingo il bottone, la variabile quadra cambia di stato. Eseguo questa filatura per collegare l'uscita del DAC all'ingresso analogico, quindi mettiamo in corto il PA5 col PF6. Tengo la scheda in reset, se mollo il bottone parte il programma. Ecco che abbiamo in giallo la sinusoide fasulla, quella grafica che abbiamo usato fin dall'inizio. In verde invece è l'uscita del DAC, che poi viene riletta dall'ingresso analogico, che è una sinusoide generata dal nostro DAC alle frequenze che abbiamo definito nella tabella delle frequenze, se vi ricordate quell'array. Quindi si parte da una 250, 350, 450 e così via. Se vedete, il segnale parte da 0 ed è positivo, ed è giusto perché il DAC, esprime valori da 0 al suo massimo. Quindi, se vogliamo renderla una tensione alternata, dobbiamo riportarla a 0 con un offset. Se adesso spingo il bottone utente, non è più una sinusoide, è diventata un'onda quadra. Infatti, se vi ricordate, il parametro quadra era legato al bottone, che non fa altro che andare a decidere che forma d'onda fare, se la forma d'onda quadra oppure la sinusoide. Per proseguire con lo sviluppo di questo oscilloscopio, adesso dovremmo concentrarci sulla base tempi e quindi andare a impostare la base tempi in maniera precisa con l'uso dei timer, come abbiamo visto adesso con l'interrupt, e magari cambiandola con l'utilizzo di bottoni. Quindi si potrebbe dotare questo strumentino di un'interfaccia che ci permetta di variare sia la base tempi che l'ampiezza. I patrons possono scaricare i codici sorgenti che abbiamo utilizzato in questo esempio, come sempre dal portale, utilizzando le loro credenziali di accesso. Ok, questo era un primo video introduttivo per conoscere questa scheda Discovery della STM32F4, un micro veramente molto potente, come avete visto, anche con tantissime capacità grafiche. In questo esempio abbiamo usato delle funzioni molto di base, sicuramente potremmo sviluppare applicazioni più evolute, andando a inserire i concetti di base tempi con campionamenti triggerati, oppure realizzare anche un analizzatore di spettro, ad esempio, ovviamente con caratteristiche limitate dal microprocessore. Fatemi sapere nei commenti se avete dei suggerimenti o se volete che proseguiamo con questo tipo di applicazione. Come
Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su, io vi saluto, ciao e alla prossima! Thank you.